Partenope, Inferno Celeste, è il titolo del mio ultimo libro. Sono Silvana Campese. Questo libro è ultimo in ordine di pubblicazione con la casa editrice Phoenix Publishing di Napoli, nella cui sede ho conosciuto parte dello staff formato da giovani professionisti, tra cui Emanuele Pellecchia, fotografo e cineasta che ha fondato la Phoenix, e Luna Cecilia, che è la grafica, colorist, a cui va il merito della bella copertina, Francesco Saverio Tisi, attore e sceneggiatore, che è il vice produttore. Ma dello staff fa parte anche l'amica Anita Curci, che me lo ha presentato, giornalista, organizzatrice di eventi e che all'interno della Phoenix Publishing è ufficio stampa e consigliera. A lei avevo affidato la lettura del testo, lei si è occupata dell'editing e il romanzo era da anni giacente nel famoso cassetto di chi scrive. Io avevo già pensato di dargli veste editoriale nella città in la storia si svolge, perlomeno prevalentemente, e cioè a Napoli, lungo il percorso di una saga familiare che inizia nel dopoguerra 15-18 e si conclude nei primi anni del terzo millennio. Io, attraverso le vite, le vicissitudini, i vari passaggi epocali, i molteplici eventi, anche naturali come il terremoto del 1980, e nonché colpi di scena, anche imprevisti o appena intuibili, ma soprattutto attraverso le esperienze umane dei vari numerosi personaggi di primo e secondo piano, ho potuto ricostruire anche un excursus storico-politico, inquadrando sempre la realtà partenopea nel più vasto sfondo della storia dell'Italia e del resto del mondo. Però non ho utilizzato un iter familiare con metodo cronologico, ho cercato di costruire invece una sorta di puzzle che si completa mano a mano attraverso i ricordi, la memoria e le narrazioni. Maria, che in famiglia chiamano Mariuccia, è Partenope. Ma lo sono in qualche modo anche la madre di Maria, Carmela, Giustina, Angela, altre figure di donne, perché rappresentano ciascuna a suo modo la forza del femminile, quella che permette alla maggioranza delle donne di fronteggiare la realtà anche nei momenti più difficili, drammatici. Insomma, Partenope come emblema femminile che affronta la vita. Partenope Neapolis, dove l'eterna lotta tra il bene e il male pervade le pagine dalla prima all'ultima. Partenope Inferno Celeste è anche un lungo canto nostalgico per quella Napoli che era da sempre città metropolitana, cosmopolita, come la sua storia sin dalle origini e la sua cultura dimostravano, e come la stessa dimensione cittadina ha espresso ed esprimeva da secoli, addirittura da millenni. Questa città era, in qualche modo può essere ancora, cartina di tornasole, può fungere da barometro, darci il segno, la previsione, quando non la più o meno drammatica premonizione, o addirittura la prova decisiva di qualcosa che sta per essere o accadere anche altrove, quasi ovunque nel mondo. Bisogna però saperla cercare nel profondo, ben oltre gli effetti narcotizzanti della omologazione caotica e distruttiva che ha pervaso inesorabilmente le metropoli e le città del mondo globalizzato, di quel villaggio globale cui già in miei precedenti lavori di narrativa ho molto polemicamente fatto riferimento. La frase finale è però la domanda di sempre. Il dolore, il sacrificio e lo spreco di quante vite separano ancora il triste, oscuro tramonto di bellezza e di speranza dall'alba luminosa e vincente che tutti i giusti e i buoni attendono?